Ruben, 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 mamma mia, raga, Ruben, Ruben, Ruben. Holy Grail. Ruben tutta la vita, raga. Raga, che cosa ha fatto Ruben? Cioè, io lo so che faccio blog e cose del genere, ma una cosa del genere la devo assolutamente commentare, raga. Mi sono fomentata come poche persone ieri, sapete, manco i cori allo stadio, ero tipo così. Mamma mia, cioè, aspetta. Ruben, questa era per te, t'ho dabbato io, perché porco Giuda. Avete sentito, non dicono, niente è più fermo del Patafix in pubblicità. No, cazzo, Ruben è più fermo del Patafix. Perché stiamo ancora su quello, potremmo usare Ruben, porco Giuda, per... Regà, non potete capire. Allora, per costruire caso siamo Ruben, perché non c'è niente al mondo di più fermo della sua decisione. Tutto il rispetto del mondo. Cioè, regà, ma quella là, come si chiamava, Francesca, mi pare, perché io ho visto due puntate. Cioè, ma quella a colazione che cazzo si mangia? Latte e croccantini? Cioè, io quando do la pappa Yume, no? Che è il cagnoletto questo qua. Cioè, io chiamo Francesca. Francesca? Francesca? Cioè, la faccio mangiare insieme a Yume. Cioè, regà, fermati, fermati. Comunque, cioè... Parliamone. Allora, quella ha fatto... Non dico che ha fatto la zoccola, perché alla fine, cioè, a parte il balletto iniziale dove si è strusciata a reggaeton su quell'altro che, vabbè, di cui non ricordo neanche il nome, perché tanto là si credono tutti i figli, tutti Mastrolindo sono là dentro, Mister Muscolo, quindi vabbè, si è strusciata uno dei tanti, non ha fatto altro che lamentarsi di lui, di quanto lui... Qual era il problema? Ah sì, che lui non lavorava, non voleva fare dei lavori, non stava al passo con lei. Cioè, ma stiamo scherzando? No, raga, ma stiamo scherzando? Ma avete visto la faccia? La faccia cioè, c'è proprio tipo, non so come si chiama in italiano, scocchia, mi pare. Io perché ho dimenticato. Però, cazzo, avete presente le statue dell'Isola di Pasqua? È uguale. Cazzo, quei totem, così, porco Giuda. Cioè... Oh no, Gianni Bravo, raga, se voi mettete la foto di Gianni Bravo e quella della sua faccia è identica, che Gianni Bravo c'ha la faccia quadrata, uguale. Comunque, tralasciando questo, raga, volevo anche fare un attimo un appunto, perché, raga, io mi so, cioè, non è che mi sono innamorata, io proprio, cioè, lenticchio patrimonio dell'umanità, raga, patrimonio dell'UNESCO, perché, ma come cazzo fai a chiamare un camion a 8 porte lenticchio? Lenticchio, che io poi quando lo dice, io mi immagino, stanno a girare pure i meme su Facebook e sta minestra con i lenticchi, io non ce la faccio, che mi viene da ridere. Ma poi mi fa morire, perché quello lì è un soggettone, regà, cioè, io lo adoro. Sta là, oh, intanto cammina così. Cioè, a parte che quello, come io i tentatori fossi loro, manco mi ci avvicinerei a Selvaggia, che poi che nome del me, vabbè, non ne parliamo. Cioè, ma che davvero, cioè, quello ti dà 2 pizze, mi ritrovo in Giappone senza il biglietto aereo, porco due. Ma poi, Selvaggia, cioè, parliamo un attimo di Selvaggia, perché io non capisco, ma Selvaggia è italiana? Spero di no, perché è più nera lei del marocchino che vende rose qua a Piazza del Popolo. Che porco, io ce la vedrei bene, quindi se non gli va bene il latte intenzionale, se ce la prende bene a vendere rose là. Vuoi braccialetto 1 euro? Cioè, io non ho capito ancora se italiano o no, però vabbè. Comunque, torniamo a Ruben. Cioè, ma Francesca, che lei pensa alla sua grande carriera e tutto quanto, ma dove vai? Ma dove va? Ma manca 20 microondi. Cioè, ma chi ti credi di essere? Ma scalati un attimo, che non ce l'hai solo te. E anche se ce l'avessi solo te, porco due, io diventerei gay fossi Ruben. Cioè, una col carattere così. Ma figlio mio, ah. Cioè, si è svegliato, che poi è tutto merito del lenticchio, tutto merito del lenticchio, l'ha pompato, avete presente? Tipo, tu devi diventare strong, just do it, cioè, potentissimo, ma lenticchio che, io ormai lo chiamo lenticchio, lui è lenticchio ormai, raga, che gli spalma la crema solare sulla schiena, no, vabbè, cioè, i trip mentali che mi sono fatta là, ho detto, no, vabbè, cioè, stomone, praticamente, che, non è che lui spalma la crema sulle ragazze, che pure lui c'ha l'intrippi sue, con una, non mi ricordo neanche così, no, cioè, sulla schiena de Ruben, cioè. Raga, io comunque farei partire l'hashtag Pray for Ruben. No, veramente, cioè... A parte che dopo questa cosa ha vinto tutto, cioè... Ruben, il fomento. Comunque, invece che Temptation Island, raga, ma perché non la chiamano l'isola dei cani? Cioè, vedi, sono tutte cagne e tutti Mister Muscolo dall'altra parte. Io non ho mai visto uno un po' secco. Ah, no, aspetta, ci stanno quei due... C'è stanno due, Nicola si chiama, non so perché mi seguo, Valeria e Nicola, non mi ricordo il nome di lei.
Comunque, ci sto sti due, ma che cazzo ci stanno a fare nel programma? Cioè, ma che cosa ci stanno a fare nel programma? Ma a parte che io non so manco, cioè, uno segue il programma, loro non sanno manco chi sono. Cioè, io credo di averli visti 5 minuti ieri in televisione, è arrivato pure Yume. Cioè, ma porco Giuda, ma quella, Nicola, là, come cazzo si chiama? Sono la coppia più inutile, come i canditi nel panettone, che tanto fanno schifo a tutti. Cioè, che cazzo li mettete a fare in questo programma? Noi non li vogliamo vedere, non ce ne frega un cazzo di loro. Cioè, quello c'ha due figli, vabbè, che quello poi mi pare ha sbagliato programma, non andando a Temptation Island, quello doveva andare io e le mie mogli, perché porco due ne ha 50. Si sa quanti figli c'ha sparsi. Cioè, apre una banca del seme, fa prima porco due. Cioè, io una poraccia, quell'altra di cui, vabbè, so il nome, perché non ci frega un cazzo, raga. Cioè, a chi è che piacciono i canditi sul panettone? A due o tre persone, perché alla fine lo preferiamo tutti che gocce di cioccolato, con tutti quei lenticchi dentro, niente, preferiamo. Cioè, quindi che cazzo li mette a fare? Ma levati dal programma, ributtateli a mare. Poi ci sono stati, chi c'è stato? Riccardo e Camilla, quei due, quelli là usciti da come cazzo si chiama, da Uomini e Donne. Che io prima di andare in Giappone pensavo manco che era Uomini e Donne, comunque. Sono usciti da là, cioè, madonna, chi è coso là? Leonardo DiCaprio quanto ci ha messo a Pia l'Oscar? Non si sa quanti anni? A questi io davano dopo due puntate. Cioè, grandi, attori perfetti, micidiali, due settimane, sto tornando a farsi cazzeroso, se ci hanno detto che temo di qua, temo di là. Vabbè. Comunque, raga, io adesso vado dalla pappa Yume, ne lascio un po' pure per Francesca. Quanto cazzo godo, raga, come le merde, sto davanti al televisore, proprio. Hai presente, tipo, we are the champ. Cioè, Ruben, porco Giuda, se c'è, veramente, se c'ha bisogno di andare a letto con qualcuno, te la pago io, quella, cioè, perché dopo quello che hai fatto, hai tutto il mio rispetto. Zio, cioè, basta. Ti giuro, allora Rube, se tu guardi questo video e hai bisogno di procreare, di fare qualcosa, i tuoi bisogni te la pago io, perché dopo quello che hai fatto in televisione per me sei top. Cioè, ecco, io sono di Roma Nord, quindi devo dire proprio così, top. Comunque, regà, hashtag pray for Ruben. Basta, lo lanciamo. Io vi lascio adesso, dai, che comunque volevo dare delle news. Io domani partirò per la Svizzera, quindi farò dei vlog lì. 5 giorni starò a Ginevra, a Lulusuen, credo che andrò a una città sia Lulusuen, perché vado a casa di amici conosciuti a Tokyo. E a settembre sarò di nuovo in Giappone. Quindi, ragazzi, sono un po' di viaggi in giro così. Ciao, ragazzi! Ciao, pray for Ruben. Holy Grail.